Manuel, siamo più vicini di quanto sembri al 2020, elezioni quindi regionali in Toscana. Se non sbaglio nel 2013 la Lega era allo 0,3 o qualcosa del genere, adesso? No, nel 2013 eravamo esattamente allo 0,66, ecco, 0, sì, comunque. 0,0. Siamo pronti, noi manca pochi mesi, sì, diciamo un anno e mezzo, ma in realtà sono pochi mesi perché se tolgo l'estate, tolgo il periodo invernale di Natale, ormai siamo su politicamente un anno e qualche mese. Noi ci stiamo preparando per la grande sfida, per mandarli a casa e liberare la Toscana. La Toscana è una delle più belle regioni al mondo, vengono tutto il mondo qui per conoscerci, basta vedere dove siamo qui, quanto bello è la Toscana, però gestita in modo mediocre. Quindi quanto saremo ora? Via, diciamo, le sondaggi, quanto saremo? Quanto sarete saliti? Ah, allora, io i sondaggi lo vedo con la gente, nel senso che il sondaggio, poi io vedo quando vado dalla gente che mi stringono le mani, che mi invitano, che hanno voglia di partecipare, che comunque ci dice andate avanti, lo vedi da queste cose qui, mi rendo conto che oggi la Lega ha una percentuale molto alta. E poi io dico sempre, i toscani decidono, i residenti in Toscana decidono il proprio governo e decidono il proprio futuro. Se sono contenti di come è stata amministrata la cosa pubblica fino adesso, rivoteranno le solite cose. Se vogliono cambiare, come hanno fatto in 6 capoluoghi di provincia su 7 in cui siamo andati al voto, cambieranno la Toscana. L'anno prossimo avremo Firenze, Livorno e Prato e nel 2020 avremo la Toscana. E la Lega correrà da sola oppure no? Ma la Lega, io dico questo, io mi preparo come se dovessi andare da solo. Poi Matteo mi dirà con chi allearmi e io eseguirò l'ordine che mi dirà Matteo su che alleanza devo fare. Comunque il sistema usato a Massa, a Pisa, ha funzionato, questo non si può negare. Ha funzionato tutti e 6 capoluoghi di provincia su 7 che abbiamo vinto. E è un modello che deve essere, a mio avviso, replicato. Poi faccio parte di una struttura, insomma, come un partito, per cui ci saranno delle indicazioni dall'alto. Per me oggi così com'è funziona, vedo il modello funziona, ma vedo anche che governiamo e con tutte le difficoltà stiamo cambiando questo paese. Però io parlo come Lega, io partirò, mi sembra, il 21 di ottobre con 8 domeniche di approfondimento su come noi vogliamo la Toscana nel 2025, per cui noi partiremo sanità bene, una domenica intera intervisteremo le migliori persone, le persone che hanno governato Veneto, Lombardia, degli esponenti anche dall'estero e poi noi diremo ai toscani, la sanità noi la vogliamo così, la prendiamo nel 2020 così com'è e basta andare in ospedale, telefonare per una lista d'attesa e si vede com'è e nel 2025 te la lasciamo così. Infrastrutture uguale, noi prendiamo una Toscana che ha un trenino che fa Montecatini Pistoia, adesso devono fare la secondo l'andata e ritorno, ma Montecatini Lucca ha un binario, è un esempio, no? Poi abbiamo delle strade, basta andare in giro e rendersi conto, va bene, noi come vogliamo le infrastrutture in modo realizzabile, le prendiamo nel 2020 così, nel 2025 te le lasceremo così. Turismo, bene, abbiamo il turismo del Mordi e Fuggi, come vogliamo noi potenziare il turismo in Toscana su 8 aree? E diremo noi come vogliamo queste aree. L'unica è la più, cioè l'unica, quella che ritengo veramente strategica è l'autonomia della Toscana, come sta facendo il Veneto in modo molto veemente, con forza, dove dice allo Stato italiano dammi 23 deleghe, 23 poteri in più, perché io le gestisco meglio di te. Ecco, è la madre delle battaglie, forse magari è percepita poco, perché diciamo che non dà l'idea al cittadino dell'importanza, ma è strategico riuscire in Toscana a avere tutte queste 23 deleghe, perché a livello nazionale vengono gestite sicuramente peggio che a livello regionale, perché sono più vicine al territorio. Vedo le infrastrutture, la formazione, l'istruzione, la scuola. In Trentino Alto Adige vedo che la formazione funziona molto bene perché sento un collega, ma loro hanno la delega alla formazione. Allora perché non possiamo avere la delega regionale per la formazione? Ecco, sono 23 deleghe che noi cerchiamo di averle tutte qui in Toscana. Costerà a voi far capire l'importanza di questo. E una cosa particolare che interessa moltissimo, specialmente ai fiorentini, Peretola. Ma la mia posizione è chiarissima, io sono favorevole all'aeroporto perché l'aeroporto porta innanzitutto più turismo, porta più commercio,
porta maggiore viabilità, porta quasi 2-3 mila persone in più di assunzione. Se ci pensiamo bene, arrivo da Mosca con un volo di 3 ore, atterro a Firenze, poi in 13 minuti sono in centro a Firenze, e poi perché no un collegamento, ed è quella la battaglia vera, Pistoia, Prato, Peretola, diretto, dove comunque tu accontenti anche questa grande area metropolitana, dove tu prendi il treno da Pistoia e arrivi direttamente a Peretola, per cui diciamo uno che arriva, sempre la stessa persona che arriva da Mosca, può scegliere se andare in centro a Firenze o venire a Pistoia. Ci vuole una visione. Se non si fa all'aeroporto di Peretola, a mio avviso le conseguenze sono che Firenze dovrà inevitabilmente, non dico chiudere, ma diventare veramente marginale, e dovremo andare a Bologna, per cui poi gli aeroporti ma per motivi logici andranno a Bologna. A mio avviso, facendo Peretola, aumenti il traffico aereo a Pisa e anche a Firenze. Io vado per logica: se una società come questa Aeroporti ha due filiali, per cui Pisa e Firenze, hanno l'interesse a portarle, a ampliarle tutte e due, dividendo anche il traffico, perché se tu a Pisa fai low cost e fai le tratte internazionali e Firenze ci dà una logica di aeroporto tra città europee, a mio avviso abbiamo spazio, ma anche dai piani industriali loro, per ampliare entrambi. Un'ultima cosa a livello nazionale: ma ve lo aspettavate questa carica d'odio e questa, come si può dire, io la chiamo esagerazione, giustizialista contro il ministro degli interni? Ma io sono appunto rimasto stupito, perché è vero che dicono che poi il pubblico ministero devono assolutamente procedere, perché comunque ogni avviso, ogni notizia di reato uno deve procedere, però poi il pubblico ministero può scegliere effettivamente se c'è o no, o nella sua coscienza c'è o no reato. Vedremo quello che fa. Noi la magistratura la rispettiamo, però rimaniamo basiti, ecco. Io dico sempre, io sto con Salvini, però adesso voglio farlo come esempio: se io prendo una nave o prendo un aereo e arrivo negli Stati Uniti d'America e non ho il documento per entrare, secondo voi arrestano Trump? Cioè manda la visita di garanzia a Trump perché vescovi viene bloccato all'aeroporto oppure in una nave? Ecco, io questa è la domanda che mi pongo. Non so negli altri paesi come funziona, proverò ad andare negli Stati Uniti, dire non ho il passaporto e vedere se che cosa fanno, mi tengono lì e se arrestano Trump, non lo so, se mi terranno all'aeroporto 3, 4 o 5 giorni perché non ho il documento, se poi gli altri capi di Stato o gli altri ministri che cosa succede, ecco, è una domanda insomma, che mi sono fatto, no? Ecco, poi deciderà la magistratura, massima fiducia, però io rimango veramente, sì, non capisco, poi per carità, sarà poi l'ordine giudicante che ci darà il tutto.